Una delle domande che ricorrono con maggior frequenza è: ma che fine ha fatto la Master League di football? E ragazzi, non ci sono novità, altrimenti ve l'avrei già comunicata. Quello che vorrei affrontare oggi come discorso è la situazione dei calcistici, perché ogni tot mesi, tipo 2 volte l'anno, tocca fare un po' il punto sui progetti in divenire, sulle prospettive del genere. Poi, di fatto, dopo peraltro aver scoperto le meraviglie di EA Sports FC, che si è finalmente svelato al mondo, mostrando poi di fatto quello che tanti temevano, cioè che fosse un po' una continuazione di quanto già visto in FIFA. E purtroppo è esattamente quello che ci ritroveremo per le mani tra qualche mese. Per il resto, però, io non comprendo l'apparente entusiasmo che si respira in certi contesti, la speranza di un futuro radioso, le enormi aspettative riposte sia in eFootball che in UFL, che in Goals, che tutto il resto dei progetti che stanno in qualche modo prendendo forma in questo periodo, senza contare il totale e assordante silenzio che circonda il brand di FIFA, che a detta di molti doveva invece prendere forma in tempi brevissimi e che per l'appunto si è totalmente perso. Quindi facciamo il punto sulla situazione. Allora, di EA Sports abbiamo detto e visto quello che c'era da vedere. Certo, sappiamo che Sports FC sta arrivando, questo FC 24, un progetto in forte, troppa forse continuità con quello che era il FIFA di EA Sports, ma tant'è, dobbiamo farcelo piacere così. Per il resto, c'è il buio e bisogna che qualcuno lo dica a chiare lettere. Dalle parti di Konami, 5 mesi fa, ho recuperato il video, erano 5 mesi fa, Konami aveva annunciato che tra le novità che avrebbe introdotto nei mesi successivi ci sarebbe stata anche la Master, su cui avrebbero svelato ulteriori informazioni a tempo debito. Sono passati 5 mesi, quando arriva tempo debito? Cioè, diamogli no? Che vuol dire a tempo debito? Che mai, mai, perché ragazzi. Cioè, la Master doveva essere una delle colonne portanti dell'esperienza di football, non ne abbiamo mai saputo niente. Ora, voglio essere estremamente pessimista con voi perché almeno evitiamo di rimanerci male poi nei momenti in cui dovessero arrivare delle effettive notizie. Io ho la sensazione che Konami non abbia grandi, grandi, grandi progetti per la Master League. Spero di sbagliarmi, ma comincio veramente a credere che non ci sia nulla di concreto, di sostanzioso dietro a quello che stanno creando e che probabilmente la Master sarà semplicemente la cara vecchia Master League reintrodotta senza particolari novità. Perché o se ne escono con qualcosa di clamoroso che potrebbe giustificare e in qualche modo anche ripagare questo silenzio che ci ha accompagnato, oppure rimarrei veramente tanto deluso. Però resta comunque il fatto che sarebbe carino sentire informazioni in merito. Sarebbe carino che qualcuno parlasse. Sarebbe carino che invece di continuare a proporre giocatori nuovi per la modalità online, si pensasse anche a quello che è lo zoccolo duro dell'utenza di football, cioè quelli che hanno sempre giocato alla Master primariamente, ma quelli sono stati ormai evidentemente dimenticati. Per il resto, cari ragazzi e ragazze che siete in ascolto, UFL, l'abbiamo visto, l'abbiamo commentato in diverse occasioni, è un progetto in fase ancora molto molto preliminare. È un progetto che ha mostrato delle caratteristiche, se vogliamo, interessanti nell'idea di base, ma che nella pratica sembra un FIFA di qualche anno fa. Almeno così sembrava fino alle ultime uscite di trailer e gameplay e approfondimenti vari. Non è un progetto su cui punterei così tanto, non è un progetto che riuscirei a vedere come il salvavita, il messia del settore dei calcistici, non per ora. Ecco, sarà un progetto che sicuramente seguiremo quando sarà, ma onestamente non ci ripongo troppe speranze. Fermo restando che pure quello al momento non ha una data d'uscita ben definita, per cui siamo sempre nell'ambito delle ipotesi, del chissà, del in futuro, della tempo debito pure qua, no? Sto tempo debito se li fa tutti gli studi di sviluppo. Poi se vogliamo parlare di Goals, potremmo anche non farlo, ma facciamolo. Goals doveva essere anche quello un progetto molto interessante. Se andate a vedervi un po' di sequenza di quello che Goals sta diventando, di quello che Goals sarà, probabilmente smetterete di riporre aspettative nel progetto. Sicuramente sarà il classico gioco su cui magari farci due risate, però non lo vedo come
un potenziale protagonista del settore dei calcistici. Ok? E insomma, ripeto, andate a vedere qualcosa di Goz, poi mi farete sapere. Per il resto, la grande, enorme incognita è appunto il brand di FIFA, che doveva passare di mano, doveva essere affidato nelle sapienti mani di qualcuno che sapesse sfruttarlo e che di fatto per il momento è lì, che vaga in un limbo eterno, senza nessuno palesi interesse o palesi il fatto di esserselo accaparrato come brand. Quindi in questo momento, diciamo che quando anche dovesse uscire fuori qualcuno, non so con quali tempistiche riusciremmo a vedere un FIFA. Ora io mi auguro e credo fermamente che FIFA salterà quest'anno, ma che riapparirà nella prossima stagione. Quindi quello che sarà ipoteticamente FIFA 25. Credo che avremo un FIFA 25 e tocca capire chi se lo andrà a prendere FIFA per realizzare il 25esimo capitolo. Qui il 25, insomma, la 25esima. Quello per la stagione del 24-25. Ecco, facciamo prima. Perché effettivamente sì, ci sono un po' di nomi papabili, un po' di nomi. C'è 2K, ecco, diciamo prima. C'è 2K, ma pure lì vai a capire poi se sarebbe effettivamente la scelta migliore. Non lo so, a sentir parlare quelli che seguono 2K sulle uscite annuali sportive, sembra che pure lì uno potrebbe finire dalla padella alla brace, quindi non lo so, ecco, non voglio esprimermi in merito alla mia speranza. Io l'unica cosa che spero, e così voglio chiudere il discorso, è che questo settore possa in qualche modo uscire da questo momento di impasse in cui si trova. Perché, ragazzi, è evidente e innegabile che siamo in un momento di profonda impasse che sta avendo effetti terribili sull'evoluzione del genere. Da quando Konami si è chiamata praticamente fuori, da quando sono scomparsi tutti ed è rimasto solamente gli eSports con FIFA, adesso FC24. Non è stato un periodo positivo perché EA Sports si è completamente adagiata su degli allori ormai grossi quanto la Sicilia. Stanno lì tutti quanti be belli, belli, comodi, no? A godersi il successo e il resto del settore è sparito. Cioè, non si può pretendere che anche EA Sports faccia passi da gigante, per quanto sarebbe bello vederlo comunque, se non c'è una concorrenza che li costringa a farlo. È ovvio che punteranno ogni anno su cose di facciata che gli diano grande risalto mediatico e nulla più. Che è quello che stanno facendo da 3 anni a sta parte, poi di fatto, che è quello che hanno fatto con EA Sports FC, sì, di finiture, aggiustamenti, eccetera, ma lo scheletro è quello. E ripeto, quando i bei tempi del dualismo FIFA-PES erano anni in cui si vedeva veramente ogni anno una lotta continua fra le due realtà per emergere, per conquistarsi pubblico, una lotta di licenze, una lotta di modalità, un tentativo sempre di proporre qualcosa di nuovo e finivano poi anche a copiarsi un po' a vicenda su certe cose per cercare di emulare quello che faceva meglio l'altro. Adesso c'è solamente EA Sports perché Konami, ripeto, cioè Konami ha voluto emulare per certi versi l'anima del foot, dimenticandosi ciò per cui la gente l'amava. E per cui, cioè, si è trasformata in ciò che avrebbe dovuto combattere, dimenticandosi ciò per cui aveva iniziato a combattere in primo luogo. Per cui non lo so, io sono veramente rassegnato ormai perché non vedo neanche i presupposti perché le cose cambino. Non c'è nessuno con i fondi e l'esperienza nel settore specifico che possa in qualche modo andare a rompere le scatole a Electronic Arts per mettere in discussione ormai il suo trono di spade. Cioè, è diventata una sorta di Game of Thrones il mondo dei calcistici nel campo dei videogiochi. Cioè, non c'è nulla di promettente, non c'è nulla di positivo veramente che ci dia una speranza per dei passi avanti reali. Non c'è, ragazzi. L'unica speranza per dei passi avanti reali è una contrazione delle vendite dei grandi, quindi la gente dovrebbe smettere di comprare tutto e a quel punto allora forse accadrebbe qualcosa perché l'industria sarebbe costretta a rimboccarsi le maniche e dire ok, che facciamo per riportare la gente qui? Ma quando si tratta di calcio, ripeto, la gente basta, cioè se tu alla gente gli dai un mattone con scritto sopra il nome del calcistico, la gente si compra pure il mattone, quindi come in tanti altri ambiti videoludici e non solo, quindi che vedevo di. Ragazzi, questo è, però la situazione non è positiva per niente, anzi, credo che sarà destinata, se vogliamo, a peggiorare, a meno che non accada un miracolo. E oggi come oggi i miracoli,
in ambito commerciale li vedo mai così improbabili. Quindi niente, restiamo con le dita incrociate. Unica reale speranza concreta è che Konami si rimetta a fare quello che ha sempre fatto e che lo faccia bene, e che lo faccia con una Master League che possa sconvolgere, che lo faccia con una Master League che possa stupire e riaccendere anche un po' di sano entusiasmo da parte di chi online non è così attirato, che non vive solo di multiplayer, perché c'è una, c'è un esercito di persone che vivono il calcio videoludico e vorrebbero viverlo senza dover per forza andare in qualche contesto online ad affrontare altra gente con squadre inventate. Ecco, questo è un po' il concetto che a tanti sviluppatori non sembra piacere o che non sembrano comprendere. Ragazzi miei, io per adesso vi saluto, un abbraccio, noi ci vediamo alla prossima, sperando che si possa riparlare di questo argomento la prossima volta con toni un po' più positivi e, no? Un po' più di euforia, ecco, mi manca l'euforia. Vabbè, ciao ragazzi.